Fabio, tu sei insegnante, insegnante di tecniche pittoriche all'interno del corso di illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics. Cosa stai realizzando qui allo stand della scuola? Una figura di donna. Abbiamo iniziato stamattina, proceduto tranquillamente con degli acrilici monocromatico e ora intervengo con dei colori a olio. Sono dei candelotti di pittura a olio. Fabio, quanto è importante un momento come questo sia per una scuola, insomma, per reclutare, diciamo, dei disegnatori, degli artisti, sia per chi vuole intraprendere questa carriera e quindi avvicinarsi alla scuola? Penso abbastanza importante, perché dovrebbe essere per chi non ha mai gravitato nell'ambiente un primo approccio, quindi può essere decisivo. Io stesso sono 15-16 anni fa, mi sono rapportato a una scuola di fumetto tramite un comico e ho iniziato lì il mio percorso. Penso che stia crescendo il mondo del fumetto, come anche il settore dell'illustrazione, quindi ci sono molte possibilità dal punto di vista sia tecnico che lavorativo, e penso sia necessario seguire un percorso di studi per poter inserirsi in un certo lavoro. Il talento da solo non basta. Il talento da solo è insufficiente, deve essere supportato sempre da uno studio, penso, lungo ed articolato.